Amici del Bardo, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE, ma prima vi informo che in data odierna Raw andrà in onda alle 21 su Sky Sport Arena, il canale 204. E qualche ora prima dell'inizio della puntata, parliamo ovviamente del time code americano, la WWE ha reso noto che Becky Lynch avrebbe fatto un grande annuncio riguardante la sua carriera. A tal proposito ho caricato un video a parte che contiene degli spoiler su questo argomento, ok? Perché è importante, è una notizia bomba, non potevo stare zitto e far finta di niente. Ora, se volete parlarne, fatelo di là, sotto a quel video lì e non sotto a questo, ok? È importante perché i commenti di questo video, così come il TG, sono no spoiler e non ammettono anticipazioni. È l'accordo che c'è tra me e voi. Quindi avete sentito qualcosa? Volete lasciare un messaggio? Volete dire la vostra? C'è il video apposta. Qui solo le notizie con quelle diffuse prima, ok, dell'emissione televisiva americana dello show rosso. E sempre prima della puntata, i siti americani più attendibili hanno anticipato come la WWE intenda introdurre a brevissimo una regola che permetta agli atleti di Raw di apparire a SmackDown e viceversa. Dovrebbe dunque tornare, insomma, con una tempistica imminente, una versione più restrittiva della Wild Card Rules, la ricordate? E questo provvedimento si è reso necessario, si renderà necessario per movimentare un po' i due brand in questo periodo nel quale molti atleti a causa del coronavirus non possono o non intendono esibirsi. Io sto già dando la cosa per assodata perché quando certi nomi ci mettono la firma, sai che ci vuole un mezzo cataclisma affinché ciò non si verifichi. Tra l'altro già stasera alle 21 su Sky Sport Arena potremmo saperne qualcosa in più. Io quando ho letto questa notizia sono rimasto un po' perplesso perché se crei un confine lo devi rispettare. Se c'è una separazione allora le cose devono stare divise. Se inizi a mischiarle, se lo fai senza criterio, se lo fai senza necessità narrative, solo per movimentare con un corpo differente o dei personaggi diversi uno show per una settimana con un match estemporaneo che non avrà delle ripercussioni, la cosa diventa totalmente inutile. E non credo che possa cerottare o tamponare, insomma, l'emergenza ascolti televisivi, visto che è chiaro, i network che hanno acquistato negli Stati Uniti Raw e SmackDown si aspettano dei risultati un pochino più elevati rispetto a quelli odierni, anche solo per vendere la pubblicità inserita all'interno degli spettacoli. Io non voglio gettare preventivamente la croce addosso alla WWE, ma il passato parla chiaro. La Wild Card Rules doveva avere 3, poi 5 atleti a settimana, a puntata, che varcavano, insomma, la dogana, poi invece erano sempre gli stessi presenti ovunque e ti sembrava di guardare ogni volta la stessa cosa e di assaggiare la stessa minestra. Dunque, maneggiare con cura WWE, ok? Si possono fare delle cose egregie con questa iniziativa, ma anche commettere delle cappellate clamorose. Voi che sentori avete? Siete perplessi? Pensate che sia una scelta giusta? Avreste agito in maniera diversa? Beh, se avete fatto caso a tutti i miei video, ho anche enunciato delle statistiche come sulle puntate di Raw, alcune delle quali in questo periodo sono state portate sul teleschermo
con 22 atleti, compresi gli MVP, le lana, insomma, chi parla, chi non lotta, che sono pochini, di solito ce ne sono almeno una decina in più. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti, perché sono curioso di vedere se il passato vi ha talmente bruciato il polpastrelli che ora, come dire, siete un po' riottosi di fronte a questa novità. Passando ad altro, si attendono a breve dalle decisioni importanti sul titolo intercontinentale di Sami Zayn. Come vi avevo già anticipato, ad ora è assai probabile che il canadese venga privato della cintura, giacché le tempistiche della pandemia non permettono di stabilire una data certa del suo rientro nel ring, e il titolo potrebbe così trovarsi inattivo anche per diversi mesi. E c'è bisogno di competitività, di cinture, di obiettivi da raggiungere. SmackDown necessita di questa cintura, dunque Sami è un po' traballante, ma questo scenario potrebbe essere un castello in aria, una fantasia, qualora Sami si presentasse a sorpresa nella prossima puntata di SmackDown. Chissà, magari lo farà. Voi cosa ne dite? L'orgoglio dell'essere campione lo porterà ad uscire dal guscio, dalla sua abitazione, affrontare i pericoli per essere lì a SmackDown? Oppure seguite certe onde che si stanno leggendo su internet da qualche tempo, che vorrebbero Sami, insomma, non così desideroso di fare certi sacrifici, perché magari anche deluso dalla sua carriera in WWE e da una federazione che ha stretto rapporti lavorativi ed economici con una nazione, l'Arabia Saudita, che di certo non è tenera con l'etnia di provenienza di Sami, ovvero quella siriana, in un contesto bellico e politico particolarmente problematico da decifrare. Anche qui avete materiale per far andare le dita, seguendo il faro dell'educazione, vi aspetto nei commenti. Nel suo ultimo podcast, Jim Ross, ex direttore, chiamiamolo così, del comparto delle relazioni pubbliche tra WWE e atleti, è oggi in forza alla All Elite Wrestling con un ruolo tutto sommato analogo, credo, dietro le quinte, oltre a quello di telecronista, ha riferito che, stando alle sue fonti, Rey Mysterio avrebbe rinnovato il contratto che lo lega alla WWE, aggiungendoci qualche altro anno ancora. Beh, viste le credenziali di Jim Ross, io non ho motivo di dubitare della sua parola, a meno che non l'abbiano uccellato alla grande. Anche qui, tra l'altro, si conferma una mia precedente analisi, se le cose dovessero essere in questo modo, nella quale vi avevo indicato come difficilmente il Folletto di San Diego potesse andare a chiudere la sua carriera altrove, lontano dalla WWE, rinunciando alla visibilità offerta dalla più diffusa e distribuita federazione al mondo. Se Ray un domani vuole restare nell'ambiente o vuole fare altro a livello televisivo, cinematografico e via dicendo, il miglior posizionamento è ancora quello della compagnia dei McMahon. Certo, c'è anche la volontà di lanciare il figlio Dominic, e forse altre sigle potrebbero essere più facilmente malleabili per quanto riguarda questa sottotraccia. Però c'è anche da dire che onestamente la WWE aveva fatto quasi tutto per inserirlo in una storyline, e poi soltanto delle circostanze molto sfortunate e casuali hanno impedito che i piani si concretizzassero. Dunque, chissà, magari un domani si potrà ripercorrere questa strada ed esserci un passaggio del testimone tra generazioni. Direi che con questa news ho concluso la parte del TG, ma prima di andarmene vi lascio con alcune rapide comunicazioni. Ieri sera c'è stata una divertentissima e spumeggiante diretta sul canale, insieme a sorpresa con il Godzilla Luca Franchini. Vi invito a recuperarla perché, insomma, è stata informativa, ma abbiamo anche ghignato un sacco con un Goz in forma strepitosa. La prossima live, aperta a tutti, free for all, ok? È giovedì alle 21 con il diamante dal ring, Andres Diamond. Dunque, preparate domande sia sul suo ruolo di telecronista che sulla sua veste di lottatore, già che lui indossa entrambe le casacche.
E con questa, l'ultimo post-it, vado a terminare, ovvero con il rinfresco, l'aperitivo mentale del Raw alle 21 su Sky Sport Arena, ok? Da non perdere. Ci sarà il grande annuncio di Becky Lynch, c'è il video apposta per commentarlo, c'è il ritorno di Edge, c'è quello di Randy Orton, insomma, c'è tanta carne che bolle in pentola, c'è tanta roba sul fuoco, vedete di esserci. Detto ciò, me ne vado e vi saluto alla solita maniera, non prima di avervi ricordato che in quanto a noi ci si becca quanto prima, sempre e solo qui sul canale del Bardo. Alla prossima, ciao!